nel 2007 ho fondato insieme ad altri amici un collettivo che si chiama The Shift. Fondamentalmente ci occupiamo di post-produzione video, soprattutto mirato al campo dei promo televisivi, quindi i nostri clienti sono brand come Discovery Channel, Rai, Fox. Vi faccio vedere un... Dovrei avercelo. Non ce l'ho, casomai ve lo faccio vedere dopo. Comunque, vi volevo far vedere un po' un reel diciamo, dei lavori fatti negli scorsi anni, però andiamo direttamente al discorso del real-time rendering. Sapete che dalla 2.8 è stato inserito il nuovo motore di rendering real-time IVI. Diciamo, in questo anno io ho fatto diversi esperimenti per capire fin dove ci si poteva spingere e soprattutto capire se effettivamente si può utilizzare in produzione. Dopo svariati esperimenti, diciamo che la risposta che mi sono dato è che effettivamente IVI è quasi pronto diciamo, per essere usato in produzione. Il mio, diciamo, amore per il real-time rendering è vecchissimo perché, essendo un ex utente Softimage, già facevo degli esperimenti in quel senso. Vediamo se l'ho portata la clip. No, non è qui. Ok, perfetto. Comunque, niente. Sì, diciamo cos'è IVI, innanzitutto così le Sì, persone. IVI è il nuovo motore di rendering in real time che sfrutta fondamentalmente tutte le tecnologie che sono presenti, per esempio, in Unreal, Unity, che sono piattaforme per lo sviluppo di videogiochi. Quindi diciamo che Blender, ha inserito tutte queste tecnologie per rendere diciamo, in primis la viewport, estremizzare la qualità della viewport per avere fondamentalmente una previsualizzazione quasi identica o comunque molto vicina a quello che poi potrebbe essere il rendering offline. Abbiamo detto IVI sarà nella nuova versione di Blender 2.8, senza che si può già scaricare dal sito. IVI ci dà la possibilità appunto di avere determinati effetti che, se pensiamo a già 5-6 anni fa, è impossibile. Cioè, tutti questi effetti, diciamo, era quasi fantascienza pensare poter avere per esempio, l'ambient occlusion, le riflessioni, le rifrazioni, la luce, il calcolo della luce in diretta. Soprattutto sperimentando con IVI mi sono reso conto che quello che possiamo sfruttare, comunque, diciamo, delle aree di interesse, soprattutto sono per la previsualizzazione, appunto, per il loop dev, che è tutta quella parte preliminare di studio della luce o comunque del look finale del lavoro, e sul concept design perché ci dà una possibilità di previsualizzare in maniera molto veloce comunque delle superfici complesse. Parlando del workflow, fondamentalmente con, diciamo, i vecchi sistemi, quindi che non supportano il real time, di solito il workflow sono paralleli, nel senso che c'è la modellazione, c'è il surfacing, c'è il lighting. Con IVI abbiamo la possibilità fondamentalmente di creare un unico flusso, perché fondamentalmente in viewport riusciamo a valutare subito se la modellazione non ha dettaglio, se il materiale ha bisogno di un aggiustamento. I vantaggi che
si hanno da questo tipo di workflow e soprattutto è che la creatività, ovviamente questo è il mio punto di vista, si ha un maggior focus appunto sulla parte creativa rispetto alla parte tecnica, perché diciamo la viewport ci aiuta tanto a capire se stiamo sbagliando, comunque se il lavoro che è in fase di rendering definitivo può essere effettivamente già molto valido. Vengono sì eliminati tanti tempi tecnici, appunto, sì, quelle attese a volte anche snervanti sul... Sì, assolutamente, è veramente un taglio netto ai tempi di lavorazione. Ovviamente possiamo ottimizzare il team di sviluppo di un progetto, e soprattutto con Blender abbiamo una piattaforma unica, quindi non facciamo modellazione, animazione e poi passiamo in Unity o Unreal per avere il real time rendering, ma abbiamo un prodotto completo. Soprattutto, sempre secondo il mio punto di vista, gli artisti che ne traggono vantaggio sono i general artist, nel senso sono tutte quelle figure che più o meno hanno sì un'infarinatura generale, quindi possono effettivamente sfruttare il programma al massimo. Ok, questo ce l'ho questa volta. Per esempio vi presento questo mini progetto dove diciamo il focus era ok, cerchiamo di fare una specie di trailer per un videogioco di macchine. Di solito le cinematiche non sono sempre iper fotorealistiche, comunque ci sono, dipende dal budget, diciamo che questo poteva essere un esperimento su una cinematica di un videogioco a medio-basso budget, e ho cercato di appunto di realizzare questo prodotto direttamente renderizzando con Eevee. In realtà è la risposta che c'è dal punto di vista del, soprattutto quando vado su Eevee, è importante, non c'è lag, quindi quello che avete visto in renderizzato poi effettivamente è quello che io vedo in viewport, quindi c'è tutta una fase di come dire, di attesa che prima c'era con il render, che viene totalmente elevato, perché ogni dettaglio posso curarlo al volo, senza dover aspettare, ad esempio, un test di un rendering che ci potrebbe mettere minuti, se non ore. Cioè. Dal punto di vista dell'illuminazione avevo una cura diversa, era... proprio il cervello si è settato in maniera differente. Ok, comunque vedete che la risposta è praticamente non c'è lag durante la lavorazione. Ok, qui ci sono vari screenshot della fase di lavorazione. Per esempio, questo è interessante, sulla possibilità di fare degli studi
per esempio il primo frame in alto a destra è solo l'illuminazione e l'environment, più ci sono le luci emissive con l'effetto di bloom. Il secondo passaggio che ho fatto è inserire ovviamente delle luci in scena, e il terzo passaggio è inserire delle bandiere di riflessione sfruttando, per esempio, utilizzando un trucchetto dove ho fondamentalmente ho spento la parte di diffusione della luce e ho alzato tantissimo la parte di specularità, e praticamente quello che si ha è un banco di riflessione invisibile, quindi non c'è un intervento della luce, ma c'è solo l'intervento della riflessione sulla carrozzeria. Passiamo al progetto successivo. Qui mi sono spinto un po' oltre, ho voluto provare a fare un cortometraggio sperimentale. Fondamentalmente il corto parla di un futuro distopico, la singolarità tecnologica, perché appunto l'uomo non è più presente, quindi la macchina o comunque le intelligenze, riprendendo il discorso che facevi tu, ha preso il possesso. Transumanesimo perché ci sono corpi ma non si capisce, potrebbero essere anche non perfetti umani, ma potrebbero essere ibridi, e appunto l'annientamento sul fatto che
diciamo, quello che rimane di, dell'umanità è appunto una specie di spettro iconografico. Per lavorare al progetto sono partito fondamentalmente con degli schizzi veramente rough, però che già mi aiutavano un pochettino a cercare, a trovare, comunque avere delle informazioni per poi fare delle ricerche. Quindi successivamente ho creato delle mood board dove ho preso dei riferimenti per me molto forti e man mano li ho sviluppati. Lo storytelling, come vi dicevo, non è una struttura lineare o comunque tipica del si parte da A, B, c'è C, ci sono degli intrecci, ma per fare questo fondamentalmente ho... sì, nel senso che avevo delle immagini e poi queste immagini in qualche modo ho cercato di connetterle tra di loro, quindi in una maniera non lineare. Un po' di wireframes. Un fattore interessante per me è stato l'utilizzo del depth of field. Molti mi hanno detto, ma perché è così sfocato? Effettivamente è molto sfocato, aveva due, fondamentalmente c'erano due motivi. Uno perché, avendolo fatto in solitario il progetto, avendo pochissima, campo a fuoco, ovviamente quello che c'era dietro non era così importante, quindi un po' mi aiutava a non dover modellare perfettamente tutto, però dal punto di vista dello storytelling aiutava a creare un iperfocus su determinati momenti del corto e soprattutto fondamentalmente l'utilizzo che ho fatto del depth of field è stato più artistico che ricreare una sfocatura reale. Per la post, avendo quasi tutto in real time, in realtà, questo dovrebbe essere sì una GIF, in realtà ho fatto pochissimo se non fare una leggera color correction e inserire degli effetti di sporcatura sulla lente, quindi sì, vignettatura, quindi l'apporto di post-produzione è stato veramente basso rispetto a, per esempio, ai miei standard, ecco. Non c'entra nulla con Ivi, però secondo me è interessante raccontarlo, perché durante la fase di modellazione avevo visto un video di ZBrush su una nuova possibilità di modellare e fondamentalmente mi sono reso conto che con gli strumenti che abbiamo, delle metaballs in Blender, potevamo fare qualcosa di simile già, quindi era un qualcosa che avevamo da 10, da 20 anni. E usati in una certa maniera ci danno la possibilità di fare ovviamente non modelli con topologia corretta, però fare una prototipazione veloce di un modello, un braccio del genere si fa veramente in 5 minuti, veramente. Se uno ha l'idea già pronta, il disegno già pronto, la realizzazione è veramente veloce. Ok, vi faccio vedere un'anteprima che portiamo qui. Vorrei far venire anche Manuel Donofrio, che è il mio amico e collaboratore. Sì, vieni Manuel, vieni. Ti lascio il microfono, così se vuoi dire qualcosa, mi raccomando. Salve a tutti, sono Manuel. E niente, grazie alle idee di Migliano abbiamo messo in piedi questo corto, che in realtà non è un corto, è un teaser del corto. Sì. E niente, vi lasciamo al teaser. Okay.
non so se avete visto l'ultima serie Netflix, Love, Death and Robots. Io mentre vedevo quella serie ho detto, cavolo, aspetta un attimo, mi sono ricordato di aver fondamentalmente sviluppato circa 15-16 anni fa una storia molto simile basata su un'idea di Adriano De Vincentis. Non so se lo conoscete, ma è un grande artista, spesso è paragonato a Manara, è un mio carissimo amico. Ho chiesto se potevo riadattare questa storia per un corto, e 15 anni fa avevo fatto praticamente il corto sulla carta, quindi era pronto. Vedendo la serie ho detto, effettivamente io ho una storia molto simile e probabilmente i tempi sono maturi per poter portare questa storia a compimento. Ivi è un fattore importante per lo sviluppo di questa storia, perché ci permette di arrivare, secondo me, a produzione, perché passando per un rendering offline sarebbe ancora molto dura poter realizzare questa storia, soprattutto ci sarebbero tanti problemi tecnici. Con Ivi ovviamente non avremo un rendering fotorealistico, dovremo giocare più sulla stilizzazione, però ci dà la possibilità effettiva di poter produrre il cortometraggio. La storia di Dream Machine parla di Dion, che è una cyborg prostituta. È una storia molto dura e triste, ovviamente non vi racconto di sì, però diciamo è una storia molto dura. Quello che stiamo pensando di fare è di aprire un canale Patreon dove ovviamente per finanziarci o comunque per avere un sostegno, perché ovviamente sarà autoprodotto e con Patreon ci potrebbe essere un sostegno esterno. Ovviamente chi aderirà a Patreon avrà dei contenuti speciali, gli asset di produzione saranno disponibili e saranno anche disponibili breakdown del progetto. E a breve, ovviamente sono link un po' complessi, però sui canali social faremo l'annuncio di questo progetto. Grazie, ho finito. Grazie Emiliano, sapevo che il tuo intervento mostrava chiaramente le potenzialità di Blender. Grazie, gentilissimo.